Ciao Gaetano, ben ritrovato, questa è tua. Grazie. Con la maglia nuova della Fiorentina, pallone in mano, pronto per ricominciare questa stagione con la Viola. Sì, appena sono arrivato ho sentito belle sensazioni. Quello che ho pensato io è che è l'anno zero per tutti noi, e non vediamo l'ora di ricominciare. Hai già incontrato il mister italiano, come ti è sembrato, che impressione ti ha fatto? Me ne avevano già parlato, molto bene. Infatti ha un gioco che a me piace molto, rispecchia un po' la nazionale e speriamo di toglierci delle soddisfazioni. Senti, ti abbiamo lasciato per poco tempo, ti ritroviamo campione d'Europa. Com'è andata questa sensazione, questo momento? Anche raccontaci solo la finale. Ancora non realizzo il tutto, però devo dire che la forza del gruppo ha fatto tanto. Essere prima uomini e poi calciatori, e devo fare i complimenti ai miei compagni della nazionale perché hanno dato una spinta a tutti, più grandi, è veramente stata una bellissima esperienza. Cosa ti porti via dall'europeo? Beh, dall'europeo mi porto via che i grandi ci hanno insegnato tanto, che nonostante l'età vanno a 2000, e quindi noi giovani dobbiamo solo guardare, apprendere e farlo anche noi. Raccontaci un po' come avete festeggiato. Qua in Italia siamo impazziti tutti nelle piazze, voi cosa avete fatto? Noi abbiamo festeggiato nello spogliatoio fino alle 2, infatti siamo arrivati poi in Italia alle 7 e in Pullman stavamo ancora festeggiando. Poi siamo arrivati a Coverciano, ci hanno fatto trovare dei cornetti e diciamo non ci siamo mai fermati e non abbiamo neanche dormito. In bocca al lupo, un saluto ai nostri tifosi, ce lo fai? Forza Viola!